Chi segue Gesù non è più cieco. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, Marco 10, 46, 52. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché egli tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Amen. Cari amici, oggi in Marco 10 troviamo un episodio importante che, a differenza degli altri sinottici, Matteo e Luca, qui il cieco ha un nome. Addirittura in Matteo sono due i ciechi davanti alla città di Gerico. Qui abbiamo soltanto uno con un nome preciso, Bartimeo, figlio di Timeo. Abbiamo delle indicazioni accurate su questa persona, perché Marco vuole dare molto risalto a colui che, essendo cieco, quindi senza la vista, ha incontrato Gesù ed è guarito. Sappiamo che il Vangelo, secondo Marco, è strutturato in una forma e in uno sviluppo dove un po' alla volta sia il lettore sia la trama di tutto il Vangelo cerca di comprendere chi è davvero Gesù. Anche se in Marco 1:1 è scritto inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, Marco vuole farci comprendere che Gesù è il figlio di Dio e vuole dimostrarci, capitolo dopo capitolo, che attraverso le parole, ma soprattutto le azioni, i miracoli di Gesù, era manifesto a tutta Israele che lui è il Messia, lui è il Cristo. E per Bartimeo questa è l'esperienza. Prima non poteva vedere, prima era cieco. Quando sente parlare di Gesù che si stava avvicinando al luogo dove lui era, inizia a gridare. Ma non è un grido di disperazione, non è il grido del misero, soltanto del povero, del sofferente, ma è il grido di colui che riconosce in colui che sta passando, in Gesù di Nazaret, molto di più di un guaritore o di un rabbì o di un maestro. Come lo chiama? Per due volte gli dice: figlio di Davide. È un titolo prettamente messianico, addirittura è un titolo liturgico, cioè quel termine che viene usato dai primi cristiani giudeo convertiti con cui si appellavano a Yeshua, a Gesù di Nazaret. È quel termine importantissimo che usavano nella preghiera: Gesù, tu sei il figlio di Davide. E Marco ci sta indicando come noi dobbiamo gridare a Gesù come nostro Signore quando siamo nella cecità, quando non vediamo i passi da fare, quando siamo nel dubbio, fratelli e sorelle, quando camminiamo e non sappiamo come aggrapparci a Gesù. Bartimeo grida con fiducia: Gesù,
figlio di Davide, tu che sei il Messia, tu che sei la mia soluzione, colui che mi può davvero aiutare a differenza delle altre persone o circostanze, abbi pietà di me. E quando Gesù gli dice portatelo vicino a me, si dice che Bartimeo, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Quanto è importante andare senza pensare, senza a volte ragionamenti che ci inducono ad abbandonare la fiducia e a guardare soltanto la nostra cecità, il nostro problema, la nostra sofferenza, la nostra malattia, la nostra crisi. Ma Bartimeo oggi in Marco ci insegna a guardare a Dio, a gridare con fiducia e con speranza, perché Lui mi può guarire. Gesù lo ha guarito e gli ha detto: Bartimeo, maestro, che io veda di nuovo. Maestro, aprimi gli occhi. Io vi invito adesso a fare insieme a me questa preghiera. Gesù, voglio riconoscere che sei il mio maestro, il mio Cristo, il mio Messia, il mio Signore. Riconosco che senza di te sono cieco, senza di te sono malato, senza di te sono scoraggiato, sono depresso. Ho bisogno della tua luce, Gesù. Vieni a me oggi. Io ti invoco nella mia vita. Grido a te. Riconosco che sei il figlio di Davide, colui che solo mi può aiutare. E manda il tuo Santo Spirito nella mia vita perché io sia un tuo testimone. Aprimi gli occhi perché io annunci alle genti, ai miei amici, alla mia famiglia, che tu mi hai tirato fuori dalla fossa e mi hai aperto gli occhi e hai allontanato le tenebre dalla mia vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, con gioia proclamiamo questo slogan di oggi. Chi segue Gesù non è più cieco. Seguiamo Gesù, Lui ci apre gli occhi. E gridiamo a Lui con speranza, con fiducia. Non ci lascerà da soli, ma oggi stesso verrà il nostro aiuto. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Parlami, Signore, ti ascolto.